Una nuova via del riciclo, questo è il titolo della tavola rotonda organizzata dal gruppo Valerio a Pettoranello del Molise nello stabilimento della RES. Al centro delle discussioni la recente adozione da parte dell'Unione Europea del nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio che prevede di puntare su tecniche di riuso invece che di riciclo, una misura che potrebbe penalizzare fortemente tutte le aziende italiane attive nel settore. A spiegare il perché è l'imprenditore Antonio Lucio Valerio. C'è una normativa europea che prevede l'alternativa al riciclo del riuso, quindi un cambio importante, epocale, però che va a penalizzare tutta l'industria italiana del riciclo. Se passasse questo disegno di legge in europeo, saremmo tutti penalizzati, soprattutto noi che stiamo facendo questo investimento, quindi abbiamo fatto, potremmo avere delle conseguenze non nel breve ma nel medio e lungo periodo, e quindi in fatto di innovazione, in fatto di crescita, in fatto di sviluppo. Il regolamento sarebbe limitante, spiegano i relatori, anche perché l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi europei maggiormente virtuosi nel riciclo. Sono 120 milioni i rifiuti riciclati sul territorio nazionale, il 65% del totale. Bisogna continuare su questa strada, ovvero continuare a sviluppare la raccolta differenziata, soprattutto in quelle aree e in quelle regioni dove i risultati non sono ancora soddisfacenti, in particolare alcune regioni del centro-sud, e bisogna parallelamente sviluppare le industrie, le attività, gli impianti funzionali del riciclo. Noi italiani siamo comunque, credo, il secondo paese europeo per consumo di plastica, siamo molto avanti nel riciclo della materia plastica e secondo me è molto necessario continuare a investire tantissimo per cercare di recuperare il più possibile della plastica che oggi viene immessa in consumo. A intervenire nel dibattito, oltre ai rappresentanti locali delle istituzioni, anche il deputato dei Verdi, Francesco Borrelli. Il riuso è sicuramente un obiettivo importante per migliorare le performance di riduzione dei rifiuti, ma non può essere un'azione punitiva nei confronti del nostro paese. È anomalo che l'Italia, in cui nessuno credeva, tranne noi Verdi, nessuno credeva che l'Italia potesse essere la prima in Europa nell'industria del riciclaggio, oggi verrebbe fortemente danneggiata.